richieste sono quello di accelerare il più possibile sull'infrastrutturazione del terzo valico e le varie connessioni. Il terzo valico è stato finanziato, sono stati finanziati tutti i lotti, sarebbe importante in questo momento iniziare per lotti paralleli a costruire, quindi iniziare anche dalla parte lombarda e piemontese al fine di quadruplicare già i binari e rendere pienamente operativo il nuovo collegamento ferroviario già dai primi anni del 2020. Per noi è fondamentale perché, come diremo oggi, c'è una fortissima attenzione sulla portualità genovese e sulla portualità ligure, in particolare sul Mar Ligure, per quanto riguarda la possibilità di ricreare una forte catena logistica mediterranea italiana che si possa contrapporre o essere sinergica anche con quella dei porti del nord Europa. Per noi è fondamentale andare a recuperare il traffico perso in pianura padana, quasi 500.000 di container che oggi utilizzano i porti del nord Europa, ma anche andare a recuperare 700.000 container sulla Svizzera e tutto il nuovo traffico che arriverà col raddoppio del canale di Suez e speriamo anche con la scelta di indicare Genova come una delle due porte d'accesso per quanto riguarda il sud-est asiatico della Via della Seta e dell'Europa. Per noi quindi è un momento importante, anche perché si è perso tanto tempo in questo paese, si sono sbagliate forse in passato anche delle scelte programmatiche. Oggi è importante i tempi e soprattutto è importante che non solo vengano mantenuti questi, ma vengano anche fatte quelle opere di raccordo tra le nuove realizzazioni e le strutture esistenti, sia all'interno del porto ma sia poi anche da Tortona, e quindi anche un collegamento possibilmente sull'alta velocità di Piacenza sarebbe un modo anche per raggiungere Roma, anche per il traffico passeggeri da Genova, in tempi assolutamente più brevi rispetto alla situazione attuale, ma soprattutto di riuscire finalmente a creare questo corridoio Genova-Rotterdam che non sia solo unidirezionale ma bidirezionale, quindi possa consentire alla nostra portualità di portare a casa nuovo traffico. L'altro problema grosso o la grande opportunità è anche ridisegnare le aree portuali, pensare come finanziare la nuova diga foranea, perché anche questa è un'opera che non riguarda solo Genova e la Liguria ma riguarda tutto il paese, tutta la filiera industriale dell'Italia, che solo da una catena logistica forte sul Mediterraneo può risollevare una situazione di crisi ormai che si porta avanti da parecchi anni.